il via il Crete con il primo festival del fumetto di realtà della provincia di Siena, organizzato dall'associazione Rizes, che dal 15 al 17 giugno animerà il borgo delle Crete Senesi a Sciano. Quale sarà il nostro compito? Beh, quello di raccontarvi alcuni degli eventi principali che avverranno in questi 3 giorni di a Sciano. Come lo faremo? Intervistando direttamente i grandi protagonisti di questo evento. Tante storie saranno qua raccontate, tutte sul filo conduttore di questa prima edizione del Cretecon, e cioè satira e libertà di espressione. Benvenuti! Siamo insieme ad uno dei grandi nomi del graphic journalism in Italia. Gianluca Costantini è un vero maestro nel tracciare linee che raccontano il reale. Oggi qua ad Asciano con Fedele alla linea, una scelta di 6 storie che sono in mostra all'interno di Palazzo Corboli. Per Fedele alla linea tu racconti veramente di tutto, dalla zanzara Zika fino a Putin, l'ascesa dei grillini, ma anche storie di calibro internazionale, e molte ne vediamo qua in mostra ad Asciano. Ecco, come nasce questa opera, come si sviluppa e come è scelto, insomma, con quale criterio le opere da mostrare qua al Cretecon? Sì, questo è un libro che raccoglie i disegni di 15 anni di storie, quindi molte di queste non erano state pensate per essere messe insieme, sono tutte storie che sono state create man mano nel tempo, all'inizio in maniera anche più naif, diciamo, che non si sapeva, non esisteva neanche il giornalismo a fumetti, quindi sono state poi messe dopo in questo librone, e questo libro le raccoglie cronologicamente fino al 2017, all'inizio del 2017. È stato utile che all'interno del libro ci fossero, ognuno avesse una sua presentazione, un'introduzione, perché sono storie o poco conosciute oppure dimenticate e che non ricordiamo più. In verità ognuna di queste storie qui poi ha continuato nel tempo, perché ci sono stati sviluppi dei casi, le persone sono successe altre cose, quindi andavano attualizzate, aggiornate qui nel libro per i lettori di questi anni. A quale linea quindi sei fedele? Io sono fedele alla linea della verità, della realtà delle cose, e quindi è un giornalismo molto anglosassone, un giornalismo che non mette mai in primo piano l'artista, ma cerca di raccontare più fedelmente possibile, sia con il disegno ma anche con le parole, che sono altrettanto importanti in queste storie, la realtà e le storie di queste persone, perché raccontare queste storie, che sono storie reali, ha una responsabilità comunque. Non stai parlando di Topolino, stai parlando di persone che molte di loro vivono tuttora e si sono lette poi in queste storie, quindi c'è una sensibilità che bisogna avere nei loro confronti. E non a caso nella postfazione dell'opera si parla esplicitamente di etica. Cosa vorresti suscitare in chi visiterà questa esibizione, questa mostra? Ma l'unica cosa che vorrei suscitare sono delle domande che la gente si deve fare quando legge queste cose, che dà spesso per scontate, e queste storie cercano di almeno approfondire un po' di più. Credo che molte delle problematiche nostre, sociali, di razzismo, di altri, di non integrazione, siano date proprio dal non sapere le cose. Quindi bisogna cercare di far conoscere, anche con i fumetti, e può essere utile, a tutti alcune particolari storie per sensibilizzarli in qualche modo. E c'è una storia tutta italiana che qua al Cretecon si mostra con alcune tavole, ed è quella di Giulio Regeni, che è tornata a ribalta, insomma, anche della stampa dopo alcune dichiarazioni rese dal neo ministro degli esteri. Ecco, tu hai compiuto una ricerca importante insieme alla famiglia Regeni e non solo. Ho iniziato per caso questa storia quando Giulio Regeni è scomparso. Non si sapeva ancora della sua morte. Feci questo disegno che venne pubblicato online, che girò molto in tutto il mondo, perché non esistevano poche foto di Regeni. Poi quando ritrovarono il suo corpo, io continuai indipendentemente a parlare di lui attraverso i disegni nei social network. E poi dopo, man mano, si sono costruite storie più corpose, proprio fumetti, soprattutto durante il secondo anniversario della scomparsa, della morte, e poi dopo entrando in contatto anche con gli altri, con Amnesty o con la famiglia Regeni, con l'avvocato
della famiglia di Regeni, ho cercato di aiutare il più possibile per continuare questa ricerca, che è ormai un caso che va anche oltre lo stesso Giulio Regeni, ma ha a che fare con tutti noi, con tutti i nostri figli che studiano all'estero, con tutti i figli che fanno ricerca, che sono tutti, come Giulio, degli ricercatori di giornalismo, quindi sono quelli che poi andranno a raccontare sui giornali online la nostra realtà delle cose. Dove pensi ti porterà o dove vorresti ti portasse questo percorso? Da nessuna parte, io disegno e cerco in questi anni di utilizzare il mio disegno per aiutare le altre persone, quindi il mio obiettivo è proprio solo questo, far sì che sia utile quello che faccio, e perché c'è bisogno che gli artisti, gli intellettuali, gli scrittori, chiunque faccia queste cose qui, esca dal proprio studio e incominci a camminare in mezzo agli altri e a parlare con loro, come hanno fatto negli anni 70, negli anni 60, gli artisti di tutto il mondo. Quindi è ora di tornare nella società. Ora di tornare nella società. E qua vediamo appunto tantissimi stili diversi che tu hai adottato nel corso dei oltre 10 anni di carriera che compongono alla fine il libro del Fedele alla linea. Come si adatta il tratto grafico alle storie che sta raccontando? Ma il disegno si adatta al tipo di storia che devi raccontare, quindi varia, diventa più freddo, più caldo, più emozionale, dipende dalla storia che stai raccontando e anche dalle parole che vengono usate. Quindi ogni storia ha un suo stile che nasce, e quindi non c'è più il disegnatore con l'unico stile, come era una volta, ma l'artista è più morbido e si adatta a raccontare tutte le storie. Grazie a Gianluca Costantini e grazie insomma anche per il lavoro che sta compiendo attraverso il suo tratto, la sua linea con Fedele alla linea, ma anche questa mostra qui al Cretecon. Kurdistan, dispacci dal fronte iracheno, è il racconto di un viaggio compiuto per 2 settimane al fianco di un'organizzazione non governativa, Un Ponte Per. Siamo insieme a Claudio Calia, l'autore, che presenterà proprio quest'opera qui alla prima edizione del Cretecon. Ecco, in alcune interviste, Claudio, tu dici che fare questo viaggio è una naturale conseguenza del tuo essere giornalista di fumetti. In che senso? Beh, io i miei lavori precedenti, il mio primo libro con cui ho esordito è stato un reportage, un documentario a fumetti sul petrolchimico di Porto Marghera, poi ho raccontato la storia del TAV in Valsusa, insomma, per cui ho sempre lavorato su questa cosa del giornalismo a fumetti, e questa occasione di poter andare con Un Ponte Per, in realtà a tenere dei workshop di fumetto nei centri giovanili gestiti dall'ONG nel Kurdistan iracheno, è stata davvero una naturale conseguenza, e la possibilità di fare appunto un reportage dall'estero sul posto per la prima volta. Ed ecco, tu racconti una realtà sicuramente complessa e dolorosa, dove tuttavia c'è uno spiraglio per la speranza di un futuro diverso. Beh, la cosa che non mi aspettavo assolutamente, non mi aspettavo di tornare da questo viaggio con questa nota di speranza, però appunto io ho fatto questi workshop in questi centri giovanili a cui partecipavano persone che erano o sfollati dalla o profughi dalla Siria, o sfollati interni perché c'era ancora l'ISIS nel periodo del mio viaggio, o normali cittadini, e intanto ho colto come vivono questi, cioè a 3 lingue differenti nello stesso posto, religioni differenti, eccetera, e quanto loro stessi utilizzassero questi workshop per parlare tra di loro delle loro stesse diverse situazioni, appunto abbattendo queste barriere di lingua e religione che hanno, pur condividendo i territori in cui vivono. E non a caso tu dici che con il fumetto hai creato dei ponti. Ecco, qual è invece il messaggio che vorresti far passare a chi, lontano comunque dalla realtà che tu racconti, leggerà il tuo volume, la tua opera? Allora, io devo dire che, a differenza anche di altri miei lavori in cui magari avevo proprio una tesi, no? Prima, in questo libro io sono partito senza avere una tesi precostituita, ed è un libro che raccoglie testimonianze, a volte anche contraddittorie tra loro, proprio anche per la complessità e la diversità di chi vive in questi territori.
la cosa che mi piace far notare sempre è che le persone che sono dentro questo libro sono persone vive, sono persone che ci sono oggi e a cui fa molto piacere, anche avendo delle ovvie difficoltà ad uscire dal loro paese, fa piacere che ci sia gente che le va a trovare, fare cose. Ecco, mi piacerebbe che si pensasse con un po' più di... Spesso abbiamo un immaginario rispetto a questi posti da beduini trogloditi, no? Come cosa. E invece sono anche i giovani che ho incontrato sono giovani che sono come tutti i giovani del mondo, che guardano gli stessi film, ascoltano la stessa musica, hanno gli stessi desideri. Vorrei che più spesso, al posto che parlare solo di guerra, provassimo a considerarli in questo modo. Fase 1. Rappresentare la realtà, ironizzare, farne della satira ed esercitare la libertà di espressione proprio fumettando. Fase 2. Prendersi le proprie responsabilità e magari venire anche imprigionato per quello che si è detto e soprattutto rappresentato. Fumettare e così lottare per la libertà di espressione. Noi siamo insieme ad un caposaldo del fumetto di realtà, Murat Miçoglu, un artista turco che sa benissimo cosa vuol dire perdere la propria libertà personale per aver esercitato la libertà di espressione. Infatti nel 2017 venne preso in custodia con l'accusa di aver in qualche modo offeso Erdogan per la pubblicazione l'anno precedente di un libro di un caricaturista brasiliano, ed oggi è qui al Cretecon con la mostra Fumettare contro i mulini a vento. Cominciamo proprio da questo titolo che non può che ricordare Cervantes. Ecco, questa espressione di una lotta impari che non può che concludersi con una sconfitta. Che vuol dire per te fumettare? Cosa sono i mulini a vento nella tua mostra che presenti? In Turchia, anche se gente sono interessati ai fumetti, il tipo di pubblicazione molto più diffuso, molto più popolare, sono delle riviste in cui potete fare cartoni umoristici. Il fumetto di realtà e anzi il fumetto d'avventura tipo Bonelli, molto diffuso qui, è difficile di sostenere in un modo originale in Turchia, perché avevamo qualche autori grandi ma non avevano creato il loro casa editrice per trovare per creare un fonte per le nuove generazioni. E in un altro senso avevamo difficoltà perché quando abbiamo cominciato a pubblicare i nostri fumetti, anche in modo economico era difficile di sopravvivere facendo fumetti, perché il mercato dei fumetti sono dominati dagli Stati Uniti, anche fumetti d'Italia e di Francia, e di più per gli ultimi 3 o 4 anni abbiamo anche la difficoltà di utilizzare il nostro diritto di espressione, e questo è un aspetto molto differente che altri, perché se il paese si trova in un ambiente molto stretto, diventa molto più difficile di innestare nei fumetti, anzi cercare di incoraggiare gente a fare dei fumetti, perché anche se tu hai trovato i soldi, anche se ci sono gente che lavorano, c'era sempre un ostacolo invisibile in fronte, e vogliamo di cambiare delle cose protestando le leggi che hanno diventato più stretti e l'ambiente l'ambiente e la polarizzazione che ha catturato il paese per questi ultimi anni. Non sei da solo in questa mostra che è qua in questa prima edizione del Cretecon, ma sei insieme ad altri autori turchi. Sì. Qual è la realtà che raccontate nelle vostre tavole?
Abbiamo una trilogia riguarda il mondo del calcio. Nei primi due libri ci sono riferimenti alla media del sport, che diventa veramente sporca talvolta. E nell'ultimo libro ci sono anche riferimenti ai politici, a come il calcio è usato dal potere, dai poteri finanziari e anche dal governo per muovere la società nella direzione che volete. E un altro nostro opera in mostra qui è Comic Istanbul, era fatto 6 anni fa, abbiamo invitato autori dai diversi paesi a Istanbul per vedere la città e creare i loro versioni a fumetti su Istanbul. In mostra sarà l'opera completa di Charles Wess, americano, ben conosciuto per i suoi lavori su Sandman e anche per Marvel e DC. Abbiamo anche i cartoni di Latuf dal libro che ha creato problemi per me stesso in modo legale. C'era molto più di libertà d'espressione in modo di disegnare e pubblicare le cose, ma ultimamente hanno cominciato a utilizzare le leggi che già esistevano in un modo molto cattivo. Sta diventando un po' più rischioso di caricare utilizzando l'arte, ma quello che voglio di spiegare a tutti è che se tu non carici non è una caricatura, veramente è il radice della parola. Per una caricatura di avere un impatto deve essere molto forte, deve attualmente caricare sia un personaggio, sia un modo di pensare, sia un modo di governare o di vivere. E quindi continuare a combattere comunque nonostante le tante difficoltà che insomma stanno mettendo nel tuo paese, al tuo lavoro e a quello di tanti tuoi colleghi. Quale potrà essere il futuro del fumetto di realtà nel tuo paese? Molto difficile da dire, particolarmente oggi, perché tra 10 giorni saranno le elezioni. Forse c'è la possibilità che un cambiamento per il bene succederà tra 10 giorni. Non abbiamo fiducia al sistema di votare, al sistema in generale delle elezioni, ma anziché sembra molto difficoltà, sembra molto, molto difficile, oggi c'è una pezzo di luce, c'è la speranza, perciò non voglio dire che il buio ci aspetta, ma se mi domandate questo 10 giorni dopo, potevo dire qualcosa di più solida, forse. Lancia infine un messaggio a quanti magari in realtà difficili come quella da cui tu provieni vorrebbero, ma forse non se la sentono, di lottare contro i mulini a vento fumettando. Voglio dire che gente che vivono nei paesi che sono più aperti, che sono più che hanno costruito le loro leggi in un modo al rispetto alla libertà di espressione, meglio utilizzano questa libertà in un modo che aiuta gli altri anche. È il nostro amico Gianluca Costantini, che è un altro ospite di questo evento,
fa questo tipo di lavoro, e anche il mio amico Carlos Latuf, che vive in Brasile, fa la stessa cosa, e lui dà una voce ai palestinesi, ai altri popoli nel mondo che non hanno lo stesso meccanismo di gridare, perché le linee utilizzate dagli artisti aiuta a chi non può, non si può far sentire. E un esempio fresco è dagli Stati Uniti. Come sapete bene, Robert De Niro ha detto qualcosa, un parolaccio, fuck Trump, in una sala. Perché lui ha fatto questo? Io credo che lui ha la saggezza di sapere che un allarme non può essere in silenzio. Per creare conoscenza contro i politici pericolosi, lui doveva fare qualcosa interessante e forte, e lui ha fatto questo. Forse non è molto gentile di dire queste parole, ma hanno la funzione giusta, e questo aiuta i suoi fan di pensare di nuovo chi è Trump, che lui sta facendo, perché Robert De Niro è agitato così. Questo tipo di cose sono tra i diritti per tutti gli umani, ma purtroppo questi diritti non sono aperti a essere usati dappertutto. Voglio di vedere gente, attori, attrici, artisti, di utilizzare i suoi diritti nel stesso modo che Gianluca Costantini o Robert De Niro. Come nasce l'idea di dare vita ad Asciano ad un festival dedicato al fumetto di realtà? L'idea di realizzare un festival del fumetto di realtà ad Asciano nasce dalla volontà di creare uno spazio, un luogo in cui più soggetti, più realtà che realizzano, appunto, che lavorano intorno all'ambito del fumetto, avessero la possibilità di potersi incontrare, di potersi confrontare, di potersi scambiare delle idee. È l'idea di un laboratorio, tendenzialmente, quella di Creteton, l'idea di dare l'opportunità di non solo poter raccontare quello che è stato fatto da questi artisti, ma anche di poter far nascere delle nuove idee e delle nuove prospettive artistiche, appunto. Perché proprio Asciano? È una domanda difficile, però principalmente perché Asciano è una bellissima cornice. Una bellissima cornice che chiede costantemente a gran voce che ci venga dipinto dentro, tendenzialmente, che ci sia un soggetto, che ci sia veramente qualcosa da vedere oltre, appunto, a quello che c'è intorno. Ci siamo messi di buona lena e abbiamo avuto un'ottima risposta da tanti artisti, da tanti fumettisti, e forse perché c'è anche la voglia di provare a raccontare tramite il fumetto qualcosa di diverso, proprio con il tema del fumetto di realtà, e forse Creteton è un'opportunità per farlo. L'associazione RISES in questa prima edizione del Creteton si occupa direttamente anche di alcuni laboratori, con un approccio esperienziale, un approccio ludico, dedicati anche ai più piccoli, per insomma avvicinarli un po' a questo mondo dell'arte sequenziale. Ecco, perché avete scelto proprio questo ambito per, al di là dell'organizzazione tutta, insomma, per interagire direttamente? Allora, si impara molto di più facendo, quello è indubbio, e paradossalmente nonostante il fumetto ormai abbia superato certe barriere, ormai anche al grande pubblico sono conosciuti, insomma, molti anche di fumetti.
fumettisti che hanno superato, diciamo, la ghettizzazione classica del fumetto nel corso di questi ultimi anni, ma resta ancora un velo di, diciamo così, di perplessità, diciamo così, di distanza rispetto al fumetto. E crediamo che ci sia ancora poca educazione per quanto riguarda la conoscenza dell'arte sequenziale, e forse il primo approccio, anche se solitamente può avvenire con fumetti come Topolino o cose di questo tipo qui, ma il primo approccio è sensato che arrivi proprio da bambini alla fine, perché ci sono meno barriere, meno pregiudizi, e la possibilità di raccontare disegnando, dando un volto anche a quelle che sono le storie e quello che tutto il mondo che hanno dentro questi bambini, è una bella opportunità. Poi io laboratori non le faccio mai perché non so fare interagire con i bambini, ma questo potete anche tagliarlo. A me i bambini mi odiano, è una cosa reciproca. Ecco, visto insomma cosa avete creato dal nulla qui ad Asciano, questa prima edizione del Cretecon, state già pensando per caso ad una seconda edizione, un bis magari nel 2019? Allora, più che la prima edizione, ne parlavo prima anche con Daniele Caluri, questa si sta trasformando un po' nell'edizione zero da un certo punto di vista, piena di cose belle, piena di spunti, piena di elementi interessanti e anche di elementi che possono indubbiamente essere migliorati o addirittura magari totalmente eliminati e sostituiti con qualcos'altro. Quindi è un po' una prova e siamo veramente felici e onorati che molte persone, molti artisti si siano, diciamo così, prestati a questa prova. Quindi sì, stiamo già pensando, paradossalmente, alla prima edizione di Cretecon, dopo l'enorme lavoro che è stato fatto dietro questa edizione qui. Noi ci stiamo lavorando praticamente da novembre del 2016, e è iniziato lì il percorso, è arrivata lì l'idea, e per tutto il 2017 ci siamo documentati e crediamo che tutto questo lavoro, tutto questo sforzo, tutto questo amore che abbiamo investito in questo progetto meriti quantomeno appunto la prima edizione, ecco, che ci sarà l'anno prossimo sicuramente. L'esposizione Abitare con il mostro vuole aprire una riflessione su ciò che è diverso, sui limiti e i confini che noi stessi ci poniamo nel nostro rapporto con l'altro. Anche per questo ha una forma diffusa, ha una forma anche gigante, insomma, e viene esposta per trovare un rapporto immediato con il pubblico che può vederla semplicemente passando nel centro cittadino. Per questa esposizione Luigi Filippelli ha chiesto, insomma, a un nucleo di artisti, 40 artisti che hanno lavorato eccezionalmente in coppia, di esprimersi su questo tema. Qual è stato il risultato e come è nata questa idea? Allora, il risultato è stato molto interessante perché comunque abbiamo raccolto autori da tutta Italia che hanno realizzato per l'appunto 20 opere, essendo 40 autori che lavoravano in coppia, e hanno affrontato il tema dell'abitare con il mostro, questo tema che mi dicevi tu, legato al confine, al limite, in modo molto originale. Quindi ognuno ha portato segni e anche poetiche diverse. L'idea di far lavorare gli autori in coppia era proprio un modo per sviluppare ulteriormente questa dinamica di lavorare sul confine. E quindi penso che il fatto che le persone lo possano vedere in uno spazio pubblico sia anche un valore aggiunto di questa mostra, che può arrivare non solo a chi va negli spazi preposti all'arte, ma anche a chi magari parcheggia l'auto e, scendendo dall'auto, invece di trovare la pubblicità della carne in scatola a 99 centesimi, trova 20 illustrazioni. Un tema decisamente complesso che è stato declinato nei modi più vari. C'è una particolare realizzazione che ti ha colpito per qualche motivo? Allora, devo dire che ci sono stati diversi autori che mi sono piaciuti. In realtà tutti hanno lavorato molto bene, però in linea di massima ci sono state soprattutto chi ha lavorato più su un mostro intimo
nel senso che il mostro che è all'interno di noi, e poi c'è stato invece chi ha pensato ad un approccio più legato anche al tema dell'abitare, quindi qual è lo spazio in cui il mostro vive, ed è interessante vedere proprio le diversità che ci sono state fra i vari autori. Si è passato dal molto poetico anche al brutale in alcune situazioni, al gruppo di mostri che convivono insieme in modo anche molto giocoso. Luigi Filippelli, autore ma anche editore dal 2011 con le officine editoriali Maledizione, che hai fondato insieme a Nadia Bordonari. Ecco, in qualità di autore, poi dopo editore, ma anche direttore artistico di alcuni importanti eventi, ad esempio Tra le Nuvole, qual è la filosofia che tu segui? Allora, come casa editrice, con Maledizione, cerchiamo sempre degli autori che abbiano delle storie che non sono state ancora raccontate, delle storie particolari. Si dice che non ci sono più storie che non sono state raccontate, ma io penso che il modo di raccontare ha anche una sua importanza. E per fare questo cerchiamo anche dei segni che magari sono poco presenti in libreria e nel mercato del fumetto. Un po' perché comunque nel mercato del fumetto, ma anche nel libro illustrato, ci sono delle mode, quindi delle tendenze generali. Noi cerchiamo dei segni che siano molto personali e che non necessariamente vadano nella direzione in cui magari il mercato si sta muovendo. Luigi Filippelli ha firmato anche il manifesto di questa prima edizione del Creteton. Ecco, perché abbinare un palazzo a Seviani con braccia robotiche ad uno scolo di pecore con un laser per promuovere un festival di fumetto di realtà? È un po' particolare questa cosa, sì. Ho ragionato sull'idea del festival di fumetto di realtà e ho pensato a queste due forze che si contrapponevano, qualcosa di molto concreto, di molto reale, che era per l'appunto un palazzone sopra alle crete senesi, che sono l'ambientazione di questo festival, e per renderlo un po' più dinamico un palazzo ho aggiunto per l'appunto queste braccia robot, l'ho reso più aggressivo. Dall'altro lato ho voluto mettere qualcosa di immaginario, di potente, che fosse legato anche alla natura, visto che comunque qui mi hanno detto proprio dall'organizzazione la pecora potrebbe essere uno dei simboli del festival. Allora ho inserito queste pecore volanti che sparano laser dagli occhi per creare questo contrasto dell'immaginario che va a affrontare quello che può essere un reale anche non sempre semplice. E Luigi, c'è una domanda che sicuramente si è... Aspetta, va. Okay. Ormai che si è interrotta la domanda. Luigi, c'è una domanda che serpeggia sul web da un po' di tempo, ma tra l'arrogante palazzo robot e la roboante pecora laser volante, alla fine chi vince? Allora, questo sta un po' a chi guarda l'immagine e può scegliere da che parte stare. Ovviamente io sto dalla parte dell'immaginario, quindi dalla parte delle pecore laser, e mi sembra che anche il festival si sia schierato dalla parte delle pecore laser. Quindi pollo de pecora. Pollo de pecora. Bologna-Maputo, andata e ritorno. Si tratta di alcuni reportage di viaggio oggi in mostra qua alla prima edizione del Creteton. Siamo insieme all'art director Salvatore Giommarresi. Ecco, come nasce questa mostra e soprattutto cosa racconta? Questa mostra nasce da un progetto che è nato all'inizio come un contest che permetteva ai ragazzi italiani di poter appunto essere selezionati per andare poi in una residenza artistica a Maputo, appunto in Mozambico. La stessa cosa accadeva anche in Mozambico, e i ragazzi mozambicani poi sono venuti appunto a Bologna, a scoprire Bologna. Ed è un modo per trasformare gli stereotipi che vengono costruiti all'inizio della partenza di un viaggio, e nel momento in cui tu arrivi nel luogo designato, poi questi stereotipi cambiano, si trasformano, e in realtà hai nuove certezze sul luogo che vai a vivere. L'idea era di far vivere ai ragazzi italiani questa esperienza, stare 2 settimane in Mozambico e conoscere la scuola ENAV, lì abbiamo avuto la scuola di arte visuale,
e avere un interscambio con gli artisti mozambicani, quindi uno scambio internazionale con artisti di un altro continente. Ecco, viaggio e racconto sono due cose che sono sempre andate di pari passo, insomma, raccontare con il fumetto. C'è qualcosa che nel puoi mettere insieme il risultato di questo percorso ti ha particolarmente colpito, sorpreso, stupito per un qualche motivo? Diciamo che una delle cose che è stata particolarmente interessante è stato vedere come nel mio caso, essendo andato per due volte in Mozambico a distanza di quattro anni, vedere la trasformazione della città e ritrovare dei contatti che si erano visti, che si erano conosciuti appunto quattro anni prima, ma anche secondo me in generale, come dopo forse per tutti, durante lo scambio c'era questo rendersi conto delle proprie possibilità e delle possibilità degli altri. Consideriamo che il Mozambico è comunque un paese in cui l'economia è completamente diversa, parlano portoghese ma non hanno un'editoria loro, quindi vuol dire che non ci sono fumetti fatti da mozambicani, e questo incide tantissimo sulle possibilità che tu senti di poter avere utilizzando questo mezzo di espressione. Infatti il primo anno che noi abbiamo fatto il progetto, una delle domande ricorrenti dei ragazzi era: sì, ok, bello, ma come lo posso utilizzare se non c'è questa possibilità poi dopo? E quindi abbiamo creato un tipo di progetto che aiutasse loro a capire come renderlo effettivo e non solamente un corso che finiva lì in quelle due settimane e che poi dopo diventava solamente un bel ricordo. Lui si chiama come il cattivo di Daitan 3. Loro invece hanno un nome che deriva dall'unione dei loro cognomi. Lui può ricordare come aspetto fisico, ma anche come qualche caustica battuta, Clint Eastwood, ma in realtà è l'incarnazione di tutti i vizi dell'uomo, ma non fa nulla per nasconderlo. Loro, grazie a lui, hanno vinto diversi premi e riconoscimenti. Lui chiaramente è Don Zauker, loro invece sono i paguri al secolo Emiliano Pagani e Daniele Caluri, che sono qua con me e oggi esporranno al Cretecon. Ecco, ci ricordate come nasce il Don Zauker? Don Zauker nasce, Don Zauker nasce, avevamo finito le rispettive serie che portavamo avanti da anni sul Vernacoliere e una sera siamo trovati a casa mia, che all'epoca abitavo in Via della Madonna, quindi un segno divino se vogliamo, e a parlare un po' del più del meno. Eravamo in piena era Giampaolo II, cioè Papa Wojtyła, dove c'era l'ingerenza della Chiesa su tutte le cose dello scibile umano, cioè dalla partenza per le ferie alle ricette di cucina, su qualsiasi cosa c'era un servizio al telegiornale o sui quotidiani dove il Papa, un parroco, un vescovo diceva la sua su come bisognava fare le cose, come bisognava gestire la nostra vita, un po' come ora, cioè come sempre. Eravamo particolarmente insofferenti a questo modo di fare, a questa continua presenza della Chiesa Cattolica nella vita civile e sociale della nostra nazione sventurata, per cui abbiamo pensato di creare questo personaggio con le fattezze di sì, un Clint Eastwood e anche un torpedo più anziano, un esorcista, in realtà un sedicente esorcista, che lo dice lui di essere un esorcista, che si fa forte dell'abito che porta, del crocifisso che indossa, per dare sfogo a tutte le sue più turpi voglie, a tutti i vizi, cioè è ignorante, manesco, arrogante, è violento, è un ladro, è un truffatore, e non fa niente per nascondere tutto questo. Però peggiori di lui sono le persone che, nonostante sia palese quello che sia lui, si inginocchiano comunque di fronte a lui perché indossa un crocifisso e un abito talare. Ecco, noi, il nostro obiettivo era fare satira non sulla Chiesa, non sui personaggi, sulle gerarchie ecclesiastiche o quant'altro, bensì sulle persone comuni che si inginocchiano a prescindere di fronte alla persona che porta certi simboli, senza stare a sentire neanche quello che dice o vedere quello che fa. E soprattutto nel periodo degli albi autoprodotti il Don Zauker ha avuto un'estrema fortuna, è stato accolto con grande calore dal vostro pubblico. Perché ha avuto così successo questo sedicente esorcista? Crediamo in sostanza perché mancava un fumetto del genere quando è stato, 15 anni fa, quando abbiamo iniziato a pubblicarlo sulle pagine del Vernacoliere.
è stato un apripista. Dopo si sono succeduti altri esempi di fumetti a tema critico nei confronti della religione, come vabbè, ci potrebbero citare altri titoli, però quello è stato veramente il primo, l'apripista. In secondo luogo credo che abbia premiato la coerenza, cioè non abbiamo mai insistito perché vendeva abbastanza bene. Abbiamo fatto gli albi solo quando ne sentivamo la necessità noi e solo se avessimo avuto delle idee che a nostro giudizio avrebbero funzionato. Quindi ha premiato quella che pensiamo sia onestà intellettuale, insomma, non l'abbiamo fatto rispondendo a leggi di mercato, ma solo perché ne sentivamo davvero l'esigenza noi. Come diceva prima Emiliano, l'abbiamo inaugurato in un momento in cui era insopportabile l'ingerenza della Chiesa Cattolica nella vita pubblica e quindi è andato più per reazione, cioè le nostre armi, no? Come cantava Demetrio Stratos, il mio mitra è un contrabbasso, il nostro mitra è penna, matita e china su carta. E infine credo che abbia premiato anche una trasversalità, cioè Don Zauker piace perché a chi legge satira ci trova una satira di tipo razionalista, a chi piace invece il fumetto puro trova delle avventure che hanno un senso dall'inizio alla fine, perché per noi più che l'elemento satirico conta il fatto che la vicenda abbia un senso compiuto. Ecco, quindi di base c'è una storia che deve tornare, deve avere un ritmo, deve girare, deve divertire su più fronti. Poi ovviamente ci agganciamo dei contenuti che sono ferocemente satirici, con un umorismo che è non sempre gradito perché è molto forte, però pazienza, cioè noi già dall'inizio abbiamo deciso di prendere una posizione invece che fare un calcolo di mercato e di dire ma se ci muoviamo così possiamo urtare le sensibilità di una certa fetta d'autori, ce ne siamo allegramente fregati, abbiamo fatto quello che avrebbe divertito noi e fortunatamente anche altri, ecco. Il risultato è un grande successo. La critica è concorde nel dire che soprattutto negli ultimi due graphic novel Don Zauker ha fatto un salto di qualità, in quanto si muove in un contesto storico preciso, circostanziato. Ad esempio in Venga il suo regno si muove nella guerra civile di El Salvador con un personaggio ben riconoscibile, cioè Romero, che viene abbandonato dalla Chiesa Cattolica, e qua si muove insomma questo personaggio. Cosa vi ha ispirato per fare di questa vicenda realmente accaduta un soggetto per Don Zauker? Non è la prima volta che Don Zauker si aggancia a eventi o personaggi reali, in pratica già dagli episodi brevi, ma anche dal primo albo di Storie Lunghe, in pratica ha a che fare con il fenomeno di Padre Pio e tutto ciò che gli è ruotato di intorno. Il secondo ruota intorno a Atanasio Seromba e quindi al massacro di Hutu e Tutsi in Ruanda, episodi misconosciuti o che perlomeno hanno avuto pochissima enfasi e eco nella stampa italiana, nonostante siano pesantemente implicate le realtà italiane, il governo italiano e la curia in episodi che sono vergognosi, e quindi abbiamo pensato di riportarli fra virgolette agli onori delle cronache inventandoci una vicenda intorno. Naturalmente non è che parliamo del massacro di Hutu e Tutsi nel secondo volume, per esempio, così come non si parla di Romero e del Salvador nell'ultimo. Al centro c'è sempre Don Zauker, quello che fa lui, quello che ha in mente, le vicende che scaturiscono dalle sue follie, però si muove su uno scenario che è reale, con personaggi vissuti e rivisitato alla nostra maniera, ma che al contempo credo abbiano il pregio di riportare all'attenzione dei nostri lettori tematiche che insomma sono decisamente forti, più forti del nostro umorismo feroce. In che senso Don Zauker può essere riportato a fumetto di realtà? Sì, in questo senso, appunto, come diceva Daniele, come dicevi giustamente anche te, Don Zauker ha avuto due vite editorialmente parlando, cioè le storie brevi che facevamo su Vernacoliere, che erano appunto storie di due pagine, nelle quali concentravamo 30 vignette, che è un numero assurdo per due pagine, però ci tenevamo a metterci tutto quello che ci passava per la testa, che erano storie, se vogliamo, più grottesche. Sì, c'era l'aspetto satirico, però era un aspetto più che altro grottesco, dovuto appunto alla credulineria, alla mancanza di senso critico dei fedeli, a questo personaggio che se ne approfittava facendo esorcismi o truffando le persone in giro. Poi nelle storie lunghe, quelle che si chiamano graphic novel nell'ambiente, che è un termine che mi fa ridere, però vabbè, le quattro storie lunghe che abbiamo fatto, abbiamo deciso di affrontare per ogni episodio
come diceva Daniele, un fatto di cronaca che secondo noi non meritava di essere sviscerato o comunque approfondito o portato perlomeno all'attenzione di un numero cospicuo di lettori. Quindi parliamo giustamente di questo Padre Seromba in Inferno e Paradiso, secondo volume, del massacro tra Uto e Tutsi, questo sacerdote cattolico accusato di genocidio e nascosto in una parrocchia alle periferie di Firenze, coperto da mandati di cattura internazionale, protetto da mandati di cattura internazionale, cioè emessi dall'ONU e protetto dal governo italiano e dal Vaticano, tenuto nascosto e protetto per anni, e dai fedeli della stessa parrocchia, nonostante fossero evidenti le accuse di genocidio. E abbiamo parlato, sì, di Padre Pio, abbiamo parlato di quello che sta dietro, fantasticando secondo noi le dimissioni di Papa Ratzinger nel quarto volume, venga e Abemus Papam, e nell'ultimo, Venga il mio regno, e sì, affrontiamo l'omicidio di Monsignor Romero, l'arcivescovo di San Salvador, perché anche questo è un episodio che è passato abbastanza, secondo noi, diciamo, non ha avuto l'attenzione che meritava. Cioè, questo arcivescovo di San Salvador si è scagliato con forza contro il governo, contro gli squadroni della morte, contro la violenza, la repressione, è stato di fatto abbandonato da Papa Wojtyła dal Vaticano. C'è stato anche uno scontro riportato fedelmente attraverso lettere scritte, lo scambio epistolare tra Monsignor Romero e sia Paolo VI prima e Wojtyła dopo. È stato abbandonato dal Vaticano, il giorno dopo praticamente che è stato abbandonato con un'intervista di Papa Wojtyła che diceva che loro stavano dalla parte del governo, dopo pochi giorni è stato ucciso, quindi in realtà si è trattata di una sentenza di morte. E nonostante questo, ora lo santificano, perché comunque fa più comodo un santo morto che un prete vivo che comunque si scaglia contro i potenti, che la Chiesa da sempre, sì, parla, ha discorsi, però poi nei fatti è sempre dalla parte del potere, di chi detiene il potere. E questa è una cosa che volevamo portare alla luce, ci è sembrato necessario farlo. Ed ecco, come vedremo Don Zauker nei prossimi anni? In altre parole, c'è qualcosa che bolle in pentola? Sì, c'è qualcosa di grosso, di molto grosso, che bolle in pentola. Però come diceva prima Daniele, Don Zauker non abbiamo mai pensato di pubblicare, fare un volume di Don Zauker per sfruttare il successo, perché ora tira, perché è andato bene il volume precedente. Facciamo una storia se abbiamo una storia che ci convince. E quindi stiamo pensando sia una storia nuova, non ancora niente di definito. Comunque ci sono due argomenti in pratica, i volumi precedenti che sono stati esauriti, quindi tanti lettori ci chiedono la ristampa degli arretrati, e quindi probabilmente nel 2019 uscirà un nuovo volume di Don Zauker e ristamperemo tutti e quattro gli arretrati per avere 5 volumi, un'opera omnia di Don Zauker tutta disponibile nel giro di pochi mesi. E con questa interessante anticipazione noi salutiamo i Paguri e li ringraziamo per la loro disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Se il graphic journalism oggi conosce tanto successo in Italia e viene pubblicato da grandi portali e testate, è anche merito di due autori trevigiani che oltre un decennio fa hanno scelto di scommettere tutto sulla non fiction illustrata. Sto parlando di Becco Giallo Edizioni e siamo insieme ad uno dei suoi fondatori, Guido Ostanel. Ecco, come nasce l'idea di puntare proprio su questo genere? Ma nasce dall'idea da un'esigenza più che da un'idea, di cercare di trovare un mezzo diverso per far passare dei contenuti che secondo noi erano tremendamente importanti, almeno per noi in quanto lettori, cittadini, ragazzi piuttosto giovani all'epoca. Per cui raccontare per esempio chi ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e soprattutto perché, ecco, secondo noi era determinante, era fondamentale, ci interessava. E soprattutto ci interessava che venissero a conoscenza di queste storie i ragazzi più giovani. Per questo abbiamo pensato che forse un mezzo nuovo come quello del fumetto, atipico, originale, se accostato a queste tematiche così difficili, dolorose, potesse essere un'idea interessante. E cosa ricercate in un autore che vi propone un'opera in lui e anche nell'opera stessa? Ma cerchiamo prima di tutto un atteggiamento particolare. Questo lo dico perché molti dei nostri autori non sono dei giornalisti come formazione, però quello che chiediamo loro è di esserlo quantomeno nell'atteggiamento, cioè di cercare quando fanno un fumetto per Becco Giallo di mettersi nei panni di un giornalista, quindi di lavorare
con la stessa etica, con la stessa professionalità, con la stessa passione, quindi tutto il lavoro di documentazione, di ricerca, di confronto fra le fonti, di lettura degli atti processuali spesso deve essere accurato, preciso, deve essere inattaccabile, anche perché, ripeto, sono spesso tematiche molto complesse, molto difficili, che hanno a che fare con la politica, con persone realmente esistite, quindi non solo con personaggi di un libro, di un fumetto. Per tutto questo io credo che l'atteggiamento da ricercare, da chiedere agli autori sia un atteggiamento di questo tipo. E negli ultimi anni il graphic journalism ha avuto un sempre maggiore espansione, ha conosciuto anche un sempre maggiore interesse anche nelle grandi testate e nei grandi portali. Come ti spieghi tutto questo fermento che sta nascendo anche in Italia verso questa forma di racconto della realtà? Ma da un lato io penso che abbia colmato un piccolo vuoto, dal mio punto di vista non era per niente piccolo, nel senso che chi aveva la titolarità ufficiale per fare il giornalista e magari aveva pure dei grandi mezzi a disposizione, mi riferisco alla televisione per esempio, o comunque a delle testate, a dei quotidiani importanti, dal mio punto di vista non ha fatto bene il proprio mestiere. E questo io credo sia uno dei motivi principali per cui è fiorito questo tipo di utilizzo del mezzo fumetto. Secondo me è questa la vera questione. Che importanza hanno questo tipo di eventi nel panorama, sia per far conoscere insomma il fumetto di realtà al grande pubblico, ma per anche tante autoproduzioni che possono trovare proprio in eventi come questo un'importante vetrina? Io credo sia un messaggio importante soprattutto per i giovani autori, per le giovani autrici che magari hanno cominciato ad affacciarsi da poco al mondo dei fumetti e magari hanno fatto un percorso di studi sul fumetto e che possono vedere fisicamente, possono parlare direttamente con gli attori, con i protagonisti di questo nuovo fiorire del fumetto italiano e possono per esempio portare le loro proposte. In questi giorni già ne sono arrivate alcune decisamente interessanti, per esempio sul tema dell'immigrazione, dei migranti. Io credo non sia un caso, insomma è uno dei temi principali nel dibattito pubblico di queste settimane. Siamo in un fumetto che parla di realtà, parliamo di giornalismo a fumetti, credo ci sia una grande coerenza nel vedere che ci sono dei ragazzi e delle ragazze giovani che portano le loro proposte proprio su un argomento come questo. Per chiudere, quale sarà secondo te il futuro del giornalismo a fumetti? Io me lo vedo sempre più importante, non lo so se in termini di quantità, ma come contributo qualitativo all'informazione di questo paese, mi auguro non solo del nostro paese naturalmente, perché sono convinto che per esempio le testate quotidiane, non soltanto quelle su carta stampata ma anche quelle digitali online, possano fare ancora molto, nel senso possano ospitare dei disegnatori o delle disegnatrici che hanno il piglio adatto per poter raccontare anche attraverso le immagini, attraverso i fumetti, dei pezzi di cronaca, di storia italiana, assolutamente in maniera efficace, tanto quanto, se non a volte di più, rispetto alle forme tradizionali. Termina qui il nostro viaggio attraverso il Crete con il primo festival dedicato al fumetto di realtà della provincia di Siena. Il fumetto di realtà sta al fumetto come il documentario sta al cinema oppure come il reportage sta alla prosa. È considerato vero giornalismo.